Audio Jungle. Presidente, benvenuto a Social Pharma innanzitutto. Quali sono le priorità del suo mandato? Ma le priorità sono diverse, diciamo, indipendentemente da una classifica rispetto a ciò che potranno essere gli argomenti, sicuramente la sostenibilità e la sfida nei confronti di tutti i farmaci innovativi. La certezza e la garanzia dell'equità e non della disomogeneità rispetto alla distribuzione a livello nazionale, ma poi soprattutto la sfida fondamentale è affrontare un percorso nuovo con la governance, diciamo, a livello di AIFA, dell'agenzia regolatoria. E questa è la sfida futura, un'opportunità, perché sappiamo rispetto che ciò, soprattutto parlando di innovazione, rispetto a ciò che sono i tetti sull'ospedaliera e sulla territoriale, ormai sono superati, e questo preoccupa molto in maniera realistica rispetto a ciò che potrà essere la sostenibilità. Quindi bisogna prontarci, essere pronti a un cambiamento per una nuova governance, chiaramente sotto indicazioni precise e puntuali del nostro ente vigilante, cioè il Ministero della Salute, soprattutto del nostro Ministro. L'altra cosa estremamente importante, prioritariamente, è sicuramente fare questo anticipo precoce di dialogo con le aziende, proprio nel percorso di tutta della filiera dello sviluppo del farmaco, ma poi soprattutto andare a definire esattamente che cos'è innovazione, quindi quali strumenti possiamo utilizzare. Noi abbiamo preparato un algoritmo che ci permetterà di andare a identificare ciò che è innovazione nel vero senso della parola, ma poi soprattutto, ultimo ma non ultimo, andare a dare quelle certezze che tutti ci aspettiamo rispetto alle tempistiche, rispetto a ciò che è vigilanza, rispetto a ciò che è ispezione. E questo sarà reso opportuno grazie a quanto è stato approvato col decreto legislativo sugli enti locali nella scorsa estate, con un emendamento sulla implementazione dell'organico di AIFA. Andremo ad assumere circa 241 persone che permetteranno di garantire proprio questo governo nuovo anche nella certezza dei tempi. Venendo all'argomento del convegno, al titolo del convegno, ovvero la ricerca europea, cioè la ricerca clinica parla europeo, parla anche tanto italiano, e che cosa si può fare ancora? Ma sempre prioritariamente per AIFA è ricerca e innovazione, la ricerca indipendente. Il regolamento europeo 536/2014 è una grandissima opportunità per permettere tutto ciò che viene detto costantemente e quotidianamente sul grande valore, l'eccellenza della ricerca a livello nazionale, possa essere in qualche modo ancor di più maggiormente facilitata. È un cambiamento culturale in cui c'è da dire, ci sono, diciamo, in questi 99 articoli di queste 200 pagine circa, dei punti secondo me fondamentali, un passaggio fondamentale, la possibilità della banca dati, quindi questa apertura, diciamo, sui dati accessibili, ma sempre nel rispetto della confidenzialità e della privacy, ma soprattutto la cosa più importante è il ruolo del paziente, quindi che assume un ruolo centrale nel percorso decisionale e soprattutto nel percorso di ricerca clinica. Questo è, secondo me, un passaggio epocale. La norma e il regolamento prevede l'entrata in vigore nel 2018, ma da oggi si deve lavorare proprio in quel cambiamento culturale che permetterà di essere, come Italia, paese anticipante rispetto a ciò che sarà poi a livello del 2018. In merito invece alla tempistica, anche Scaccabarrozzi parlava del paziente al centro, ma rispetto alla tempistica forse un messaggio, un segnale l'ha dato anche alle istituzioni, al Ministero, quindi di conseguenza anche all'AIFA. Crede che i tempi, o per avere dei tempi più corti, si debba attendere ancora molto? No, è una delle sfide proprio future del medio-breve termine, e questo è fondamentale, sia prima di tutto per il paziente, ma poi anche, visto che
è uno strumento indiretto di attrattività e di competitività anche come ente regolatorio, dobbiamo mettere le aziende che operano nel nostro paese di avere delle garanzie rispetto a quello che dice la certezza della tempistica, e questo è un obiettivo che, come dico sempre, nel giro del breve medio periodo andremo a raggiungere.